È un segnale di allarme significativo che va colto e che noi approfondiremo nella sede competente con tutte le nostre energie. La cosa che più ci allarma e ci rende, non dico impotenti, ma poco, come posso dire, efficaci nel svolgere l'azione di contrasto verso questi fenomeni è il rapporto di solidarietà sottile e continua che si realizza tra la vittima dell'usura e l'usuraio. È un rapporto di solidarietà che talvolta si esprime anche, solidarietà tra virgolette, anche nel campo delle estorsioni. Perché abbiamo notato, e in questa vicenda abbiamo notato in modo particolare, che c'è una resistenza fortissima negli ambienti permeati appunto dalla presenza di gruppi criminali che utilizzano il metodo mafioso. Dicevo, c'è una resistenza a collaborare con le forze dell'ordine, con lo Stato. E questo ci preoccupa perché quanto più forte questa resistenza, ecco, più debole e meno efficace è l'azione dello Stato. Se i cittadini non comprendono che devono collaborare con la giustizia. Vedete, tempo fa c'era il fenomeno dei sequestri di persona. Fu introdotta una legge, devo dire anche sul suggerimento di un grandissimo magistrato, si chiamava Pierluigi Vigna, che stabilì l'obbligo della denuncia nei casi di sequestro di persona a scopo di estorsione. Ebbene, sarà stato un miracolo, ma dal giorno in cui entrò in vigore questa legge, i sequestri di persona sono come d'incanto cessati. Forse è il momento che i cittadini si sveglino e comprendano che occorre collaborare, perché la collaborazione può produrre questo effetto, cioè la scomparsa dei fenomeni criminali.